Capitolo 7. Imboscata. Non molleranno l'osso tanto facilmente. Ma va. Non facciamoci cogliere di sorpresa. Ovviamente. Bene, cane con catapulta. Troppo tardi. Lascia perdere Kevin. Non pensare all'uccello. Allora, aspetta. Non so bene cosa io debba fare, sai? Allora, tu resta lì. Pronto. Sto bene. Ok. Forse effettivamente non è. Ma dai! Non è stata la migliore delle idee. Vieni qua. Mi sono buttato di sotto da solo. Allora, vorrei. Non era quello che volevo provare a fare. Ah no, invece era questo. Perfetto. Sbrigati, portami qualcosa di pesante. Io pensavo che Sono dovevamo riuscito a mettere il tagliare la sua cane. catapulta. Pensavo che. Ma dai! Allora, aspetta. Pensavo che dovevamo mettere il cane sulla catapulta, sincero. Aia! Stronzo! Ma poi come fai a lanciare così tanti noci di cocco? Ci penso io! Ale! Ottimo, due cani. Ma allora, in realtà farlo con. Levati però. Farlo con. Col vecchio è più facile questo pezzo. Perché lui ha un colpo ad ampio raggio. È una cavolata. Attento, Russell! Attento, fammi curare, giusto per sicurezza. O meglio, qua, ecco, sto dicendo, quando arriverà una noce di cocco intera? Allora, evitiamola intanto. Ma dai, levati! E ora tocca a te. 3, 2, 1. Vai! Mi fa molto ridere come lui con nonchalance proprio. Eo! Via, via cani. E sto livello fatto con Carla è una cavolata, per fortuna. Aia. Noce di cocco. Ci penso io. Aia. Ma lui può prendere le noci di cocco? Perché non riusciva a prenderla? Aspetta. Ah, ok, no, ci arriva lui. Perfetto. E attento, Russell. Ma dai, ma cosa mi ha colpito? Io intanto. Giusto per sicurezza. Ok, allora io credo che vada bene anche lì, no? Speriamo. È andata benissimo. Bow. Beccati! Ottimo lavoro, Russell! È proprio come quando ero in guerra! Lanciavamo anche noi la frutta marcia alla gente! Kevin, che c'è? È Kevin! Basta? Semplice. Ok, a parte dover capire un po' cosa dovevo fare, in realtà anche questo livello è molto fattibile a livello di tempistiche. Nulla di complesso, abbiamo ottenuto il piccone, finalmente, il piccone Moons. Russell potrà usarlo per aggrapparsi alle pareti rocciose e fa attenzione alle rocce che brillano. Fai attenzione nel senso che posso aggrapparmici o nel senso che può succedere qualcosa. È un po' vago.